incidente sulle strade, c'entra con l'auto, con la moto, un furgone, muore uno chef di Casier. Dolore e commozione ai funerali del papà Centauro, parte la gara di solidarietà per i figli. Cade con il parapendio, lo ritrovano solo dopo una notte intera di ricerche. I bambini del Gresta, scuola di solidarietà, imparano a aiutare gli altri. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati con l'informazione dalla provincia di Treviso. In apertura ci occupiamo di cronaca con quel che è successo lungo la Feltrina, dove ha perso la vita un centauro. Un botto, ho sentito un botto. Il tremendo rumore dello schianto aveva già fatto intuire la tragedia agli abitanti della zona. Lo scontro tra una moto e un furgone è avvenuto verso le 18.30 lungo la Feltrina, a Postioma di Paese. Morto sul colpo il centauro alla guida della BMW, Antonio Pozzobon, 66 anni, di Casier. Ferita gravemente la 51enne che viaggiava con lui. L'incidente si è verificato davanti all'Agriguolo Impianti Elettrici, l'azienda per la quale lavora il 45enne alla guida del furgone. L'uomo aveva quasi imboccato l'entrata del parcheggio della sua ditta quando la BMW che arrivava da Treviso ha impattato con il cassone del mezzo. Un impatto violentissimo, tanto da far sembrare che le lamiere del furgone fossero state squarciate da un'esplosione. Sull'asfalto, a decine di metri di distanza, la moto distrutta, le scarpe insanguinate, il casco, le valigie laterali. Nell'impatto il furgone è stato spinto contro il muretto, dove a distanza di anni, per ironia della sorte, c'è ancora chi porta i fiori per piangere una vittima di un altro incidente mortale. 8 anni fa lo stesso incidente, un morto. Purtroppo così, corrono come matti. Antonio Pozzobon era molto conosciuto a Casier, anche per essere chef e contitolare dell'osteria Casa Mia di Casier. Lascia 2 figlie, con cui gestiva l'attività. Alla notizia della morte, l'osteria ha immediatamente chiuso i battenti, con i clienti sconvolti per l'accaduto. Ieri, per il 66enne, era il primo giorno di ferie. A causare l'incidente forse l'alta velocità o la visibilità ridotta dal sole. Sul posto sono intervenute le ambulanze del SUEM 118 e la Polizia Stradale di Treviso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il traffico è rimasto paralizzato per almeno 2 ore. A gestire la viabilità la Polizia Locale di Paese e la Protezione Civile. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni, non appena la Procura autorizzerà la sepoltura. Aperta un'inchiesta. L'ipotesi a carico del conducente del furgone è quella di omicidio stradale. Ed ora parliamo di un altro incidente mortale, protagonista anche in questo caso un centauro. Oggi per lui l'estremo addio e l'inizio anche della gara di solidarietà per aiutare i familiari. Non è per niente un momento facile, neanche per me. Sono giorni davvero di trepidazione. L'emozione anche nelle parole del parroco della chiesa di San Carlo a Mogliano, dove oggi oltre 600 persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Luciano Aramini, il motociclista di 55 anni morto sabato scorso lungo le strade del Feltrino. Un saluto che molti hanno voluto dare anche in forma privata, con il feretro arrivato nel primissimo pomeriggio proprio per dare modo ad ognuno di avvicinarsi per un momento di raccoglimento. L'ultimo saluto a quest'uomo, segnato nella vita delle avversità, e tra queste la perdita della moglie, lasciato solo con 2 figli da tirare su. Amici, conoscenti di Luciano, ma penso ancora di Chiara, anche di come coppia che abbiamo conosciuto in questa comunità. Tanti sono stati i ricordi in questi giorni, le vicinanze, la solidarietà. Chiara, moglie di Luciano, morta 8 anni fa. Luciano aveva affrontato a sua volta la malattia e quando tutto sembrava essere passato, con la guarigione ma anche una nuova compagna, l'incidente con la moto, la sua grande passione. 2 corpi sull'asfalto, Luciano esanime e Paola, ricoverata ancora oggi in gravi condizioni. Vogliamo in questo momento anche ricordare e pregare per Paola Titton, la giovane che è stata coinvolta nell'incidente con Luciano. Ora il vero pensiero di tutta la comunità è a sostegno dei 2 figli rimasti orfani e per i quali subito è scattata la macchina della solidarietà. I figli Jordan e Gerald, che vogliamo davvero salutare, credo che
Il dono di tanti amici, di tanti giovani qui presenti sia davvero motivo di tanta consolazione in questo momento particolare, delicato. Non so se c'è fede e preghiera anche in questi momenti, però c'è una comunità che si ritrova e vogliamo davvero aprire il nostro cuore, gridare anche la nostra angoscia, la nostra preghiera. Ed ora cambiamo argomento, ma continuiamo con la cronaca. Cade con il parapendio, lo ritrovano solo dopo un'intera notte di ricerche. Soccorso a notte fonda, ferito ma vivo. È terminato poco dopo l'una del mattino l'incubo di un pilota di parapendio scomparso ieri sul Grappa a breve distanza dal decollo. Intorno alle 21 la centrale del 118 di Treviso ha allertato il soccorso alpino della pedemontana del Grappa. Alcuni ragazzi della Repubblica Ceca in vacanza nel campeggio di Santa Felicita hanno segnalato che un loro connazionale di 31 anni non era più rientrato e risultava irraggiungibile sia con la radio che col telefono cellulare. L'ultimo avvistamento sopra Campo Croce in direzione Valle Cornosega, sopra Semonzo. Ormai buio, è stato deciso un sopralluogo lungo il sentiero insieme ai vigili del fuoco arrivati da Castelfranco e Bassano con una potente fotoelettrica. Hanno iniziato a chiamare a gran voce finché il giovane non ha risposto. Individuato a mezzanotte grazie ai richiami vocali e ai lampi del flash del cellulare, il 31enne con dolori lombari e a una spalla è stato soccorso e imbarellato e consegnato infine di lì a un'ora ai sanitari del 118. I bambini del Gresta, scuola di solidarietà, imparano a aiutare gli altri. Bimbi di Santa Maria del Rovere in visita al SUEM 118 e all'ospedale. Estate che non è solo divertimento, quella del Grest con il parroco Don Adelino Bortoluzzi e i suoi collaboratori che hanno deciso di fare educazione civica sul campo, un modo per contrastare anche la tendenza di bambini e ragazzi a trascorrere troppo tempo davanti a televisione e tablet. Lanciarci un po' dalle nuove tecnologie sotto alcuni aspetti, far vivere l'esperienza diretta ai bambini, riportarla e riconfrontarla con noi. Ci allontaniamo un po', cerchiamo soprattutto in questo periodo di far vivere ai bambini esperienze reali, esperienze concrete. Tante le curiosità dei bambini sottoposti agli operatori di Treviso Emergenza. Il nostro lavoro in genere e come sono fatte le ambulanze, un'attenzione particolare per l'elicottero naturalmente. Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima con gli anziani di una casa di riposo. Poi siamo stati dalla polizia locale, siamo stati nella Caritas e quindi siamo arrivati all'ospedale. La cosa che mi è piaciuta di più è stata l'ospedale, comunque, perché cioè dare la propria vita per soccorrere gli altri è una cosa, diciamo, molto nobile e bella. Nicole, tu sei stata anche dei vigili urbani. Ti è piaciuto di più là o qua oggi? Tutte e due. Siamo andati a vedere la casa di riposo a San Pelaio. Hanno un bel giardino, la casa è anche abbastanza bella e gli anziani mi sono sembrati entusiasti di stare là. E poi la visita al comando dei vigili del fuoco. Abbiamo visto anche un camion grande che non può andare nella strada e spara l'acqua da giù e su. E un camion che può andare a una scala lunga. Che dopo una persona si era buttata con la corda giù dall'aereo e dopo è risalita. Ne faremo altri anche perché noi rispondiamo a una lettera che il sindaco ha mandato. Aiutatemi a osservare la città e restituitemi ciò che voi vedete con gli occhi da bambino. Davvero belli questi bambini che ci hanno regalato un sorriso, vi ricordo questa sera alle 21.15 con Lorenzo Munegato in studio, Focus, come sempre grande protagonista, l'attualità. Grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente.